Renato De Maria e Clément Métayer sono qui a Venezia per presentare il concorso La vita oscena. Renato, tu sei il regista di questo film che è tratto dal romanzo di Aldo Nove, un romanzo difficilissimo, biografico, molto visionario. Come ti è venuto in mente di portare sul grande schermo una storia così difficilmente traducibile? Ma è stata una scelta che ho condiviso con Aldo, nel senso che era un desiderio di Aldo. Siccome questo film, questo romanzo è autobiografico, era un desiderio di Aldo vederne nascere un film, è stato complicato perché produttivamente non è semplice produrre un film come questo. Devo ringraziare il mio produttore Gianluca De Marchi, Riccardo, Isabella, tutti quelli che mi hanno aiutato a produrlo, perché era veramente complicato metterlo in piedi, però è stata una scelta che ho condiviso con Aldo proprio per la visionarietà del progetto, che per un regista è succulentissimo, pur nella sua difficoltà, però è la possibilità di raccontare un protagonista che è costantemente in un mondo diverso dal reale, cioè che è reale e irreale, e quindi c'era la possibilità di allargare le dimensioni spazio-temporali del racconto, e questo per me era una grande sfida. In più c'è la lingua di Aldo Nove, che era di grandissima poesia. La scelta del protagonista, Clément, come hai reagito quando ti hanno chiesto di recitare in questo film, dove però tu quasi non parlavi praticamente, perché c'era una voce narrante che ricordiamo quella di Fausto Paradiso, sì, che per tutto il tempo racconta, parla? On va dire che lo scenario... Mi ha chiesto la sceneggiatura mi ha minimamente spaventato l'idea di assumermi un rischio di questo tipo. Il film è estremamente ambizioso, ma ho subito desiderato di far parte di questa avventura rischiosa. Trovo la storia e l'idea del progetto estremamente interessante e adoro prendere rischi, quindi l'idea di dover recitare utilizzando soltanto il mio volto e il mio corpo senza il supporto del dialogo mi è molto piaciuto, mi ha immediatamente conquistato e non ho esitato neanche per un dialogo. Hai imparato ad andare sullo skateboard o eri già in grado di farlo? Visto che ci sono dei lunghi piani in cui tu ti diletti. Oh no. No, enfin Renato l'expliquera mieux que moi. No, credo che Renato potrà spiegarlo meglio di me. Quando ci siamo incontrati la prima volta, non so per quale motivo, ma gli ho detto che io amo lo skateboard, faccio lo skateboard, e gli ho dato un link su YouTube che lui è andato a vedere e ha adorato talmente tanto vedermi su uno skateboard che ha di fatto modificato la sceneggiatura, e quindi il personaggio di Andrea quando era per Milano inizialmente era su un taxi e invece poi è su uno skateboard. Quindi Aldo Nove è diventato un bravissimo skateboardista. Fate gli scherzi. Come e quanto ha influito Aldo Nove sulla scrittura, ma anche sulla realizzazione dell'intero film? Ma Aldo è stato vicino al film costantemente, quindi ha interagito con me costantemente dal primo giorno in cui abbiamo deciso di provare a fare un film fino all'ultimo. Quindi è stato tantissimo vicino a me. È chiaro che lui, diciamo così, il suo contributo artistico lo ha dato soprattutto sulla scelta delle parole per la voce fuori campo, cioè quindi ha ricostruito il testo poetico tratto dal libro, però ne ha fatto una sorta di poema narrativo visivo per il cinema, e però ha condiviso con me tutto, scelte musicali, scelte del cast, scelte di vario genere, insomma è stato vicino a me sempre. Senti, ultimissima cosa, questa locandina con questa Isabella Ferrari quasi santa e lui come se fosse crocifisso, chi l'ha ideata? L'ha ideata una ragazza belga che fa di lavoro, crea posters per il mercato internazionale. L'abbiamo scelta perché è molto brava e ha creato questa immagine in qualche maniera, religioso pop,
Perché la madre del film, che è interpretata da Isabella Ferrari, è una madre molto alta. Il libro è una grande lettera d'amore alla madre, no? Che il protagonista sceglie di fare questo percorso di formazione dopo la perdita della madre, e la madre ritorna lungo tutto il film come una presenza, come una sorta di guida per il protagonista, ed è una madre che non ha sensi di colpa, è una madre alta, è una madre che sorride, è una madre che vola alto, diciamo così, e quindi mentre invece il personaggio di Andrea è un personaggio che fa una sorta di via crucis per poi risorgere, e quindi in qualche maniera c'ha un riferimento religioso pop.